Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Do It Yourself Ispirazione. Oggi realizzeremo una bellissima decorazione per rendere le pareti della vostra casa, ma soprattutto quelle di camera vostra, ancora più colorate ed originali. Come potete vedere, andremo a realizzare questo bellissimo quadretto con questo gufo in stile mandala, contornato dai dei bellissimi sassolini trasparenti di vetro. Ovviamente rimanete con noi per vedere cosa servirà. Innanzitutto vi faccio vedere l'immagine chiave del nostro quadretto, che è questo bellissimo gufetto. Dopodiché andremo ad utilizzare questa bellissima carta trasparente super colorata. Come potete vedere, ci sono diversi pigmenti in modo tale da rendere il nostro quadretto davvero super colorato. La nostra colla Vinavil, ovviamente una tela, questa è di dimensioni piccoline, stile formato cartolina, ma ovviamente potrete prenderne anche altre molto più grandi, magari per disegni ancora più grandi rispetto a quello che sarà il nostro gufo, insomma la dimensione che preferite. Dopodiché abbiamo bisogno di altre cose decorative, altri oggetti, che possono essere questi bellissimi sassolini di vetro trasparenti. Ne abbiamo di diversi colori, dai più scuri ai più chiari, in modo tale da dare anche con questi sassolini un tocco di originalità al nostro quadretto. Cosa che non può mancare, ovviamente, oltre a questi sassolini, ve ne faccio vedere uno in primo piano, eccolo qui, questo rosa, davvero davvero bellissimo. Quello che non può mancare ovviamente è la nostra forbice e ovviamente anche la colla a caldo per assemblare bene tutti i pezzi. Come prima cosa andiamo a ritagliare la sagoma del nostro gufo in modo tale da farlo rientrare il più possibile all'interno della nostra tela. Prendiamo un attimo le misure e dopodiché con la colla Vinavil andiamo ad incollare il nostro gufetto alla tela. Ovviamente ognuno lo sposta come vuole, se piegare un po' più l'ala o magari l'ala inferiore, insomma come più vi piace, ognuno sceglie la posizione che più gli aggrada, insomma. Dopodiché andiamo a prendere le misure della nostra carta colorata, andiamo a decidere quali saranno i colori che sovrasteranno il nostro gufo. Io direi di restare sul giallo-verde, perché così il nostro gufo si vede meglio, perché slittando, come potete vedere, sul rosso, sul lilla, il nostro gufetto perde un po', per cui io rimarrei sul giallo e sul verde. Lasciamo circa 2 cm in modo tale che poi possiamo piegare le varie parti e andiamo a ritagliare. Ecco qui. Dopodiché ovviamente potremmo ritagliare anche dei pezzettini più piccoli e attaccarli qua e là nel quadretto, insomma date libero sfogo alla vostra fantasia. Prendiamo il nostro foglio, eccolo qui, come potete vedere ci sono davvero tantissimi pigmenti di colori, tutti diversi tra loro, che danno anche un po' uno stile retro al nostro gufetto. Prendiamo le misure e adesso giriamo il nostro quadretto qui e lo andiamo a mettere sulla nostra carta colorata e con del Vinavil andiamo ad incollare i lati della carta alla nostra tela. Tenete premuto, mi raccomando, fino a che la colla non sia asciutta e piegate. Ogni tanto controllate che ovviamente il gufo resti nei colori che avete deciso voi, perché altrimenti dovrete rifare tutto. Possiamo mettere altra colla
e incollare. Ecco qui. Ovviamente la carta la potete anche, diciamo, piegare come più vi piace, farvi entrare gli angoli, insomma, come siete più comodi, in modo tale che le piccole imperfezioni spariscano, diciamo. Ecco qui, pigiamo ancora un po', però come potete vedere in questo caso il vinavil non ha tenuto molto, per cui adesso andiamo a utilizzare la nostra colla a caldo che vi ho fatto vedere prima e andiamo a ridefinire il bordo in modo tale che la carta sia ben saldata alla nostra tela. Facciamo lo stesso anche dall'altro lato. Ed ecco qui pronta la nostra carta, il nostro gufetto. Come potete vedere il gufetto si intravede direi molto bene. Adesso è arrivata l'ora di adornare il nostro quadretto con questi bellissimi sassolini, per cui utilizziamo ancora un po' la nostra colla a caldo e andiamo ad assemblare tutti i sassolini. Come potete vedere la colla è un po' fuoriuscita dai bordi, ma non vi preoccupate perché man mano che andrete ad inserire i sassolini questa fuoriuscita di colla non ci darà fastidio. Ecco, come potete vedere, con le pietrine scure il nostro gufo tende a nascondersi, per cui andremo ad utilizzare dei sassolini più chiari, come ho fatto io. Ecco qui, io li ho messi volutamente solamente in una parte del nostro quadretto, ma ovviamente se vorrete potrete anche adornarlo tutto con dei sassolini. Io vi consiglio i più chiari possibili in modo tale da non nascondere il disegno sotto. Devo dire che sono molto contenta di come è venuto e ovviamente spero tantissimo piaccia anche a voi questa idea originale, ma che può portare anche un po' di allegria a tutte le pareti della casa. Ovviamente ci possono essere anche altre dimensioni, magari scrivetemi nei commenti come lo fareste, che soggetto utilizzereste, insomma, quello che più vi piace. Naturalmente potrete anche decorare la parte dietro del vostro quadretto aggiungendo altra carta colorata o magari anche altri sassolini colorati, insomma, come più vi piace, date davvero libero sfogo alla fantasia in modo tale da creare delle cose davvero davvero super originali. Io spero naturalmente che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto regalatemi un mi piace, non dimenticatevi di andare a vedere tutti gli altri nostri video, ma soprattutto non dimenticatevi di abbonarvi al nostro canale per rimanere sempre sintonizzati con noi ed essere sempre aggiornati sui nuovi video. E ci vediamo quindi sempre qui la prossima volta su Do It Yourself Ispirazione. Ciao!